Io canto au, lui canta au. Hai portato le bionde? Hai portato le bionde? Hai portato le bionde? Sì, ma voglio i soldi. Sì, ma vuoi i soldi? Sì, ma vuoi i soldi? Io ti ho sempre pagato. A me mi viene a dire queste cose. A me fumare gratis. Cosa succede lì? Cosa state discutendo a fare? Insomma, stiamo qui per cantare, mica a discutere di cose private, no? Adesso fate in serie e cominciamo da capo, mi raccomando, andiamo, su. Me l'hai portato il Giravital. Ma insomma, ancora là dietro, basta abbiamo detto. Ma se hai sette figli, cosa vuoi ancora? Ha bevuto un bicchiere di troppo oggi, mi pare, eh? Ma io non l'ho bevuto. E va bene, attenzione, forza Luigi e ricominciamo a cantare. Andiamo? Pronti, uno, due, tre? Uno, due, tre. Oh. Dio sia con voi. E con lo spirito tuo. Buongiorno. Sangue di Cristo, salvatemi. Ladro. Corpo di Cristo, purificatemi. Ti sei fregato 200.000 lire. Ma quali 200.000 lire? Sangue di Cristo, salvatemi. Dove l'hai nascoste, dove brutto ladro? Dove l'hai messe? Tu hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Ma dove vai, commensale? Dio, abbi pietà di noi. Amen! Dio, abbi pietà di noi! Dove l'hai messi? Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Crocifissimo, un momento. Sto sentendo i risultati del lotto, eh? In nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Cari fedeli, la messa è finita. Se non tiri fuori subito le 200.000 lire, guarda, ti taglio le... Ma venite qui, tutte e due, inginocchiatevi. Ma anch'io devo venire? Sì. Ma tanto non devo dire niente io. D'accordo, ho capito, non ti vuoi confessare, ma quello che mi dirai è come se me lo dicessi in confessionale. Resterà tra noi. Noi tre, soli. Capito? Ho capito cosa? Non devo dire niente? Invece sì, lo so che mi devi dire qualcosa, lo so. Padre, mi facci la cortesia, se lo sai glielo dica, no? Non posso dirlo, il segreto confessionale lo vieta. Allora, noi rispettiamo il segreto e ce ne andiamo. Stai qui, state qui, tutte e due, tu e Augusto. In circostanze che io non voglio sindacare perché esulano dai miei compiti, beh, insomma, mi risulta che avete trovato dei soldi. Noi? Ma non è vero niente, lo giuro. Chi è stata sta carogna che ha detto sta cosa? Non eh? Giurare il falso. No. Ecco, vedi, un peccato tira l'altro. E se continuate a tenere quei soldi, chissà dove potreste arrivare, forse fino al delitto. No, per questo ti è tranquillo, anzi. Allora, ammetti di avere quei soldi? Ma io intanto non ho ammesso niente. Ah, non mi tocchi i capelli che mi dai nervoso. E tu? E io aspetto i risultati del lotto, padre, non si sa ancora niente. Ma senta, padre, ma è vero che adesso siamo come in confessione? Sì, dico che lei è vincolato dal segreto confessionale. Sì, certo. No, perché? Già mi ha raccontato una storia di quello che gli ha raccontato un altro. Insomma, mi sembra che il suo segreto cominci a un po' puzzare. Cosa c'entra? L'altro mi ha autorizzato a farlo. Beh, comunque, dica all'altra persona che se rivuole i suoi soldi, sempre in segreto e per l'amor di Dio, venga da noi, si presenti, si qualifichi e ci dimostri che i soldi sono suoi e noi, sempre ammesso che li abbiamo, glieli restituiamo tutti. Giuriamo? Giura? Lo giuro. Che giurate? I soldi dovete darli a me, capito? Restituire il mal tolto, altrimenti Dio vi punirà, Dio vi fulminerà! Ho vinto! Senta Toto! Senta Toto! La prima volta! Beccato in pieno! La prima volta! Mai vinto in vita mia! Mai vinto in vita mia! Mai vinto in vita mia! Grazie! Grazie! Ho vinto! Geremia, ho vinto! Ha visto, padre? Dio è meglio di quanto si crede! Mai vinto in vita mia! Arrivederci, padre! L'uselin della covare! Non sapeva dove volare! Bravo,
sulla testa. Bonzi, bonzi, bon. L'Uselin vuole a far festa. Bonzi, bonzi, bon. È un po' più giù. Lavorare l'Uselin nella comare. Un po' più giù vuole lavorare l'Uselin nella comare. L'Uselin della comare. Levato sulle spalle. Bonzi, bonzi, bon. 2 milioni sono ricco. E cosa ci fai di tutti questi milioni? Io con questi milioni voglio comperare. Non sono mica tanti 2 milioni. E questo non è che l'inizio, cara signora. Ma di cosa? È solo l'inizio. E perché? Perché io ho avuto una grande fortuna. E che in questi giorni ho avuto un'eredità io. È un po'. Io ho avuto una eredità. Dato che c'è uno zio d'America molto ricco, vero? Sì, intanto bisogna vedere se muore, insomma, sto zio. E poi c'è il testamento, insomma, non c'entra di sicuro affatto. Non sapevamo che avevi uno zio in America. Io dice. Ah, sì, sì, povero uomo, sì, è lo zio, è che non sono l'unico nipote, perché come nipote c'è anche lui. Ma se siete cognati, come fate a essere nipoti dello stesso zio? Perché lui, sposando mia sorella, no, è diventato mio cognato. E in America i cognati sono anche nipoti. Come sarebbe? Come sarebbe, come sarebbe? Una legge americana, no, come sarebbe? Adesso spiegamelo tu. Io, dato che lui... L'Uselin della comare! Ma mamma! L'Uselin voleva far festa! Un po' più giù! Ti ho detto 1000 volte di non dar retta a quel fannullone là, capito? E poi non voglio che la gente ti veda! Ma signora, ma quale sorpresa lei averla qui tra noi. Ah, che uomo straordinario è lei. Lei, signora, mi confonde veramente. È lei che confonde me. Io? Perché mi guarda così? Ma io non la guardo affatto. Mi lasci, signora, la prego. Ma veramente, signora, si attenta che... Ah, lei mi turba, lei mi scioglie, sa? Signora, ma... lei sta prendendo la giacca. Che fa? Mi sta spogliando. Ma io, signora, ma... Ma lei è così fantastico, lei è così forte, lei mi è vuole così fare buona. Ballare. Mi è... Il solletico. Mi fa fremere. Mi fa il solletico? Continui a stringermi così. Io, mi fa impazzire. Ma... Che bella pelle. Come bello lei. Che dice bello, Bello, sì. Dice bello, signora. Ma allora io mi butto... Bello e cattivo, ne? L'aspetto per me è più sicuro. E sì che strato il divano! Ma quanto tempo, accidenti? Cosa c'è? Serve aiuto? Io? Perché? Che suono stupendo! Le terrecotte di Faenza ricordano l'antica Grecia. Peccato che non le facciano più. Mi dà una mano. E meno male che non ne fanno più. Che diavolo fa? Quasi un'ora che la sto aspettando, cioè. Stavo ammirando queste meravigliose grazie ceramiche di Faenza. Tocchi, sì, signora, ma non tocchi. È meglio tornare. Non le ricorda l'antica Grecia, signora? Sì. Ecco, qui la borsa, ecco, anche l'altra mano, qui, per favore. Ecco, perfetto, è così, ecco, perfetto, è così. Scusi tanto, signora. Coffone. Mi sta chiamando Geremia di là. Scusi, buonasera, signora. Buonasera. Maleducato, idiota! Ti dica, ragione. La servitù. Non al vogliono giorno d'oggi è una porcheria. È uno schifo, guarda, guarda. Sono d'accordissimo, guardi, i camerieri oggi, signora, fanno veramente schifo. Non tutti, un'eccezione. Dove va? No, là di là non si può andare. Da bere, la signora, prego.
La signora vuol bere qualcosa? Lei, signora? No, grazie. È troppo forte. Forte? Che cos'è? Torrente de fuego. Buono? Stia attento, che è molto forte. Ex alpino io. Cosa? Si sente male? Un po' fortino. Un po' forte. Cif, cif, provi a guardare l'uccellino. Ne vedo sei.